Ancora un successo per questa edizione di Pietra, Legno e Ferro. Sì, 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 come ogni anno gli artisti e gli artigiani si danno appuntamento tra di loro veramente qua a Vistrorio. Anche quest'anno sfioriamo i 70 artisti, nonostante il tempo che sembrava che avrebbe potuto darci fastidio, in realtà ci ha dato una tregua e quindi è stata una grandissima giornata di lavoro, di arte, di cultura e di storia. Bellissimo, sì. Sì, come sempre artisti, artigiani, bancarelle di qualità. Sì, artisti artigiani che lavorano il legno, la pietra, il ferro nelle diverse accezioni del termine, quindi lavorazioni che affondano la loro storia nelle tradizioni di queste terre, quindi non è difficile vedere tornitori del legno che magari producono portauovo, ad esempio, che era un oggetto di uso comune nelle nostre valli, nella nostra storia. Ecco, qua è possibile vederli all'opera, vederli realizzare questi manufatti che nella loro semplicità ma richiedono una maestria che solo loro riescono veramente a mostrare durante tutta la giornata. Anche per questa edizione una mostra ha accompagnato l'esposizione esterna? Certo, la personale, anche quest'anno la personale di Ramello e Imparato, due artisti che oramai ci seguono da anni, forse non dalla prima edizione ma poco ci manca, sono sempre stati con noi e quest'anno gli abbiamo dedicato uno spazio loro proprio per esporre le loro opere che veramente sono di una bellezza entusiasmante. Sono anche in questo caso qua soggetti e lavorazioni che affondano veramente le radici nella nostra cultura alpina. Vistrorio è sempre viva, prossimi eventi in programma? Allora, abbiamo la festa del paese, come ogni anno l'ultima domenica di agosto, e poi avremo degli eventi sparsi durante l'anno, però sempre non accavallandoci con le altre feste di paese, perché il modo di operare appunto è quello di valorizzare e non far concorrenza sulle fiere patronali, quindi adesso nell'estate le fiere patronali ce ne sono molte nei paesi qui della Val Chiusella e quindi nel rispetto delle varie fiere patronali ci fermeremo per un certo periodo e poi da settembre riprenderemo con qualche appuntamento che è già in programma, lo stiamo ancora valutando nel dettaglio, ma sicuramente avremo una cena per raccolta fondi per Candiolo ad esempio e poi vedremo nell'autunno che cosa ci porterà. Ecco.